Sì, io vi ringrazio anche perché poi purtroppo, come avevo anticipato, devo scappare, quindi mi scuso in anticipo perché sono in attesa a un altro dibattito sempre sulle questioni europee qui a Torino. Ma avevo molto piacere a essere oggi a portare anche il nostro contributo rispetto alla vostra iniziativa e vado subito quindi a cogliere gli stimoli che sono stati messi sul tavolo, cercando di dare alcune indicazioni sia politiche sia pratiche rispetto all'azione che stiamo portando avanti. Sono stati toccati alcuni punti precisi, dicevo, a partire proprio dal piano di investimenti che è il tema sul quale noi abbiamo posto la condizione per dare il nostro assenso e quindi votare positivamente al sostenere la presidenza Juncker della nuova Commissione. Quindi questo per noi è il punto dirimente rispetto proprio al sostegno complessivo. E visto che siamo in questa fase, in questi giorni della discussione sui commissari, noi stiamo chiedendo a ogni singolo commissario di specificarci che cosa significhi. E il punto vero è quello che veniva sottolineato prima, cioè noi non ci accontentiamo di una make-up che chiami in modo diverso risorse che sono oggi esistenti. E quindi proprio per questo stiamo chiedendo che prima del voto complessivo sulla commissione, oltre che a ogni singolo commissario, ci venga detto nello specifico da dove vengono prese queste risorse. Stiamo quindi in un processo, perciò non posso dirvi più di questo perché stiamo attendendo le risposte. Il processo delle audizioni è in atto proprio in questi giorni, si concluderà a metà della prossima settimana o alla fine della prossima settimana, perché forse, come avrete visto, alcuni commissari non hanno passato l'esame e quindi saranno riesaminati e saranno valutati successivamente, perciò probabilmente il processo di audizioni si allungherà. Questo anche perché credo sia stato importante che il Parlamento abbia davvero fatto sentire che non è un passaggio questo formale, è un passaggio sostanziale che sta ottenendo, almeno per adesso, qualche cambio di posizione o comunque potrebbe addirittura portare alla bocciatura di qualche commissario da qui ai prossimi giorni. Sul punto più politico su cui il Parlamento è chiamato a prendere una posizione anche ancora più diretta è proprio quello del bilancio. E su questo noi non solo stiamo lamentando il fatto che su quel passaggio della riduzione delle risorse noi effettivamente come Parlamento abbiamo avuto una sconfitta. C'è stata una sconfitta, il Parlamento, come sapete, il Parlamento ha sempre sostenuto un mantenimento di un livello minimo che fosse quantomeno sopra, noi avevamo chiesto ben di più, 1,24 come minimo di risorse per l'Unione Europea. In realtà si è andati, ma il nostro minimo accettabile era che non si andasse mai sotto l'1% e adesso rischiamo invece di scivolare sotto. Ecco, noi stiamo su questo impostando la nostra azione e tra le richieste che stiamo facendo, proprio per cercare di sanare quella sconfitta che abbiamo avuto, c'è quella di anticipare ulteriormente la revisione del bilancio e una riflessione sulle risorse proprie. Non al 2000, che oggi è fissata per il 2016, e chiediamo che venga anticipata come prima azione, quindi a partire dal nuovo corso che si apre con il 1° novembre del 2014, quindi che sia uno dei punti su cui da subito ci si possa interrogare, anche in connessione con questo piano dei 300 miliardi. Queste, diciamo, le questioni più specifiche che sono in discussione, però volevo fare un commento generale, poi mi taccio, non la voglio fare lunga perché lascio spazio agli altri, però ci tengo ad un commento un po' più generale rispetto all'andamento complessivo, perché questi piani, la riflessione sugli investimenti, la riflessione sul bilancio, sono tutti piani che vanno nella direzione di capire che cosa noi vogliamo davvero di questa Europa. Noi siamo ad un momento, lo si dice spesso, ma mai come in questo momento, siamo in una fase di bivio, e lo dico anche alla luce degli ultimissimi passaggi della Banca Centrale Europea, che stanno dimostrando, non solo a parole ma nei fatti, che
con le sole azioni di Mario Draghi e della Banca Centrale Europea, che certamente ha salvato il salvabile nei momenti più drammatici, ma che oggi non possono più bastare per tenere in piedi tutto questo sistema. Quindi o noi accettiamo che si deve fare come ci sta dicendo Draghi stesso e come però i fatti stanno dimostrando, o noi accettiamo che si deve fare un passo in avanti rispetto ad una a delle scelte che vanno quantomeno come primo passaggio ad una capacità fiscale dell'Unione Europea, oppure noi non siamo in grado di fare niente di tutti quei buoni propositi di economia sostenibile, di piano per l'occupazione, di piano per gli investimenti di cui stiamo parlando. Allora, noi dobbiamo riportare al centro del dibattito questo sguardo generale che si stacchi dalle singole piccole questioni, perché è dove noi vogliamo arrivare se davvero vogliamo salvare questo progetto. Noi lo vogliamo, e una delle proposte che io personalmente sposo, perché penso che vada in questa traiettoria, è quella che proprio 2 giorni fa è stata riportata anche su un giornale italiano, di introdurre un sistema di assicurazione contro la disoccupazione europeo, che è un sistema, a mio avviso, un progetto molto interessante, sia perché parla alla grande platea dei disoccupati e quindi cerca di dare una risposta concreta, sia perché dentro di sé ha in nuce un meccanismo di capacità fiscale dell'Unione Europea. Di fatto si tratta di trasferimenti tra paesi, tra alcuni paesi ed altri. È un progetto che io credo possa davvero essere una prima apripista di una nuova fase di organizzazione della governance non solo economica ma veramente politica dell'Unione Europea. Io credo che questa sia una delle strade che noi possiamo imboccare. Ce ne possono essere altre, ma questa penso, almeno per quanto mi riguarda, credo che possa essere una strada convincente. È chiaro che ci sono molte resistenze, è chiaro che non sarà facile, perché quando si parla di trasferimenti, come sapete bene, è un altro dei tabù, così come tra austerità e flessibilità, però io credo che questa sia una battaglia che noi dobbiamo compiere se davvero pensiamo che l'Europa debba e possa continuare ad avere una vita, altrimenti, e non è catastrofismo, questi prossimi 5 anni dichiareranno la fine dell'Unione Europea. Penso che se siamo qui nessuno di noi voglia questo.